essere distanti. Meglio della strada, lo pensano in molti che illegalmente occupano le case lasciate vuote da chi ha ottenuto nuovi alloggi dal comune di Napoli. Quello di Carmine non è ancora pronto. Ma se alloggi non sono mai pronti, io ma vorrei essere risolto questi problemi. Eccolo qua. Cos'è questo? L'amianto. E questo dov'era? Questo era in mezzo alle mie scale. Questo è l'amianto. Non l'ho fatto dopo. Carmine vive in questo appartamento da 22 anni, tra immagini sacre e vecchie bollette non pagate. Noi abbiamo vissuto sempre immondizia. Perché loro vogliono l'arretrato? In tasca 10.000 euro di tasse sui rifiuti da pagare, in testa il sogno di una casa nuova. La beffa è che per vederla deve solo affacciarsi alla finestra. I 124 appartamenti per le 110 famiglie rimaste nelle vele ci sono. I lavori commissionati dal comune sono cominciati nel 2006, ma non sono mai finiti. Il problema fondamentale sono i mancati pagamenti da parte dell'amministrazione, nonostante questa opera sia interamente finanziata da fondi regionali che regolarmente sono stati inviati al comune. La regione ha pagato il comune non paga i costruttori. C'è un problema di gestione di bilancio, non è una mancanza di fondi. 80-100 metri quadrati con balcone e luce diretta. Al comune costano 614 euro al metro quadrato. Il prezzo di mercato è 1.200. Se il pagamento arrivasse domani, quanto tempo ci vorrebbe per completare l'opera? Per febbraio i 74 alloggi e nel giro di 11-12 mesi l'intero intervento. Chiameremo le imprese, siamo in condizioni di fare una proposta alle imprese, facciamo un'anticipazione e chiediamo di sbloccare risolutamente i cantieri. Il comune, ci dicono i costruttori, ora si sta muovendo, ma intanto la vita alle vele va avanti come sempre, sognando le case nuove, occupando quelle vecchie. Quando assegniamo gli alloggi, come potete vedere, noi li muriamo, tuttavia vengono poi riaperti e rioccupati. Muri abbattuti, case rioccupate, ai fantasmi di Scampia va bene così. Le vele intorno agli anni 80 hanno cominciato a costruire, non sono mai state consegnate perché era difficile riuscire a stabilire un criterio di agibilità, per cui sono state occupate fondamentalmente, e alcune dai possibili assegnatari, altre da persone che avevano semplicemente la necessità di un alloggio. Io sono Lorenzo Liparuno e niente, abito qua alle Vele, sono 16 anni. Faccio parte del Comitato Vele insieme ad Omero Benvenati e a Vittorio Passeggio del Comitato Storico delle Vele, che sta da 40 anni per far abbattere questi mostri. Chi vive può capire come si vive e come si sta. Mi chiamo Marano Cristian, ho 27 anni e abito nella Villa Celeste da 27 anni, da quando sono nato. Le chiamano le stanze del buco, sono i posti dove si recano per consumare la dose giornaliera i tossicodipendenti abitudinari di Scampia, il quartiere di Napoli trasformato dai clan della Camorra in un mercato all'aperto dove è possibile reperire ogni tipo di droga. La polizia, con l'aiuto dell'unità cinofila, ha effettuato l'ennesimo blitz negli edifici delle Vele alla ricerca di pusher. Nel corso del blitz, gli agenti del commissariato Scampia si sono imbattuti nel ghetto dei tossici, non l'unico del quartiere. Lo scorso novembre, infatti, le forze dell'ordine intervennero per smantellare un altro ricovero per drogati, dopo le continue segnalazioni da parte di alcuni residenti, stanchi di assistere ogni giorno al continuo via vai.
L'intervento della polizia arriva nella settimana dei 14 arresti che hanno colpito il clan degli scissionisti, il cartello criminale, conosciuto anche come gli Spagnoli, che oggi gestisce e controlla il traffico di droga, ma che nel 2004 contese l'egemonia nell'area nord di Napoli ai fedelissimi del potente boss Paolo Di Lauro, lastricando di sangue le strade della periferia napoletana. Dall'arresto dei reggenti e degli scissionisti, però, le gerarchie dell'organizzazione sono cambiate, provocando rivalità interne e 11 vittime dall'inizio dell'anno. Siamo prima, questo campetto non c'era. Facciamo le partite di pallone dove? Sopra le scale, per farvi capire. O prima giocavamo sempre con i motorini in ascensore, saliamo un coppio, negli ascensori, tipo la Tomb Raider, queste cose così. Siamo sempre inventati giochi fra di noi, diciamo. Fino al 2000, 2002, 2003, no, ma proprio fino al 2005, 2006 siamo stati bene, ah? Nel 2006, 2007 c'era ancora il custode e le vecchie persone, chi puliva il ballatoio di qua, chi puliva sopra, chi puliva le scale, chi puliva di là, cioè fra di noi. C'è una bellissima cosa oltre alle altre palazzine, è delle persone però, la voglia di vivere, la voglia di rifarsi, la voglia di riprendere la loro vita in mano, della maggior parte delle persone, questa è la cosa bella di Scambia, sono le persone. Hanno rappresentato, diciamo, a Scambia il marchio della negatività, sia per quanto riguarda i media, sia per quanto riguarda la TV, sia per quanto riguarda i film. Oggi noi riscattiamo questo territorio dal basso, dove attraverso la mobilitazione delle persone, attraverso la coscienza, attraverso anche la rassegnazione di chi si era rassegnato a questo schifo, oggi quelle stesse persone si ribellano e vogliono migliorare le loro condizioni di vita, anche senza istituzioni. La cosa bella è che abbiamo vissuto dei momenti di grande umanità, diciamo, non c'è mai stata una diseguita tra di noi abitanti delle ville, perché eravamo convinti. Queste sono tutte le case che hanno, tutte quelle famiglie che hanno avuto le abitazioni, le case si sono state murate, si sono state, diciamo, devastate. Le abbiamo ucciso, oggi fa bella vita, ma come ci ha fatto caso, ma di cosa? Ma se andai di discorso, ancora ci cosa? Già di più vogliono però. Ci vogliono la famiglia nostra, secondo. Sono accesi per noi. Allora io andiamo a scherzare. Io Questo è un dialogo tra ragazzine di Camorra intercettato qualche anno fa dalla squadra mobile di Napoli, una sorta di manuale per l'arruolamento che descrive i vantaggi, le illusioni offerte a chi deve decidere di appartenere ad un clan. Fai sembiare, mi ti rendo, fai tanto. Tocca a arrivare quando sono in bici uscendo, Che mamma è maestra bella perché io mi figurino. E ci rimane a cattare pure l'oggi. E tu a cattare la motocicletta, no, oppure se magari tu cattano un giubbino che ti piace che le dita non mai due. Ma come tu catti? Discutiamo, ma è innamorato, vero? Sei pure innamorato. Ci ho cattato i telefoni, ci ho cattato fare scappi. Il guadagno facile, espresso con grande entusiasmo dai ragazzini che girano armati, che trafficano droga, nascondono latitanti, ragazzini di 15-16 anni. Voci dalla prima faida di Scampia sovrapposte a immagini di ragazzini armati registrate dai carabinieri poco più di un mese fa, raccontano il sistema che governa Scampia. No, forse, ma c'è una cosa però, andiamo a fare Natale, stai di sicurezza il fondo, e già, ci voglio mettere in mano in tasca, voglio fare una sigaretta qua. Voglio fare una sigaretta, pura. Ci stacca, significa che da stacca, perché purtroppo siamo uno 5 di nato qua. Che è il mio problema. Così no, sinceramente, mi venisse di notte, si potesse pagare un pigione, si potesse affrontare le spese. Allora, siccome che noi stiamo a casa, significa che siamo poveri e disgraziati. Io, d'Ucraina, venuta qua, sposata qua, vivo già 10 anni, pure residenze, tutto a posto. La gente è per bene, è verità. Che gente per bene. Mi chiamo Nunzio, ho 50 anni e vivo da 30 anni nelle vele. E siamo in attesa di una casa. Poi fanno abbattimento e costruzione. E mano a mano abbiamo, poi fanno abbattimento sempre e costruzione, è quello che di mano quando fa ufficio, scuola, che sono? No, no. Si è strutturato, secondo me viene buono. E
perché non poi mandalei come ufficio, mandalei come abitazione, credo che la cagna. Sì, gli stessi palazzi stanno pure a Nizza, lo sappiamo. Appartamenti che stanno a non le fanno più i comuni. Cioè, sono grandi. Ma, cioè, le ville adesso sono tutte degradate, abbandonate. E dal 2002 che sono occupante, in questa vedo ho perso figli, in questa vedo sono rimasto solo queste che si vede. La gente assegnata sono andata via, sono rimasti gli occupanti. La delinquenza che c'era una volta non c'è più. E adesso siamo stati abbandonati da tutti quanti. Come sempre lo Stato non ci sta mai. Questo è tutto un amianto, vedi? Questo è tutto un amianto, vedi? Questa è la stanza dove era il mio figlio che poi è morto, Ivan. Questo giovanotto qua, di là c'ho i poster, vi faccio vedere dei ragazzi. Io penso che queste vite a terra non varranno mai, ma vi dico anche perché. Allora, le famiglie che sono state assegnate, che saranno 100 o 150, gli occupanti sono diventati doppio, 250. Praticamente queste case vuote, tutte malandate, chi ci ha messo un pezzo di legno, chi ci ha messo un commensato, chi si è arrangiato l'hanno occupato di nuovo. E allora, siamo sempre puntati da capo. Le vele rimangono sempre in piedi perché escono 100 e entrano 200. La signora è una signora antica che abita dietro il museo da quando è nata. Anticamente queste signore si chiamano i Maruzzari a Napoli, i Maruzzari. Sarebbero gente che quando si facevano quelle antiche feste, loro facevano il zuppicozzi, il maruzzi, che si cose, quelle famiglie antiche. Mi lasciai però parlammo da signore, ci comportammo da signore. O vedi nostro, stiamo sempre in testa, l'orchestra, stiamo sempre allegri. Già vedi, ma io sempre qua, e Nicca, mamma mia, è venuto sposo, e qua ha fatto 31 nubi, e 28, 6 figli, e io ne ho già fatto 10, perché faceva coppia, ma maschio e femmina, tutta gemella. Non ho già fatto mai uno. Mia mamma ha fatto 28 figli, 3 aborti, 31, però campava con Mussolini. Mussolini mi diceva ogni mese ci portava cordini, ci portava soldi, ci portava a mangiare a mamma. Poi l'ultimamente portò in un telegramma con dicendo che si faceva un mascolo leva a mettere il nome Vittorio, Merida e Mussolini. A fortuna di mamma è scendita e fu mascolo. O mandai in modo alla gramma che fotografia. Si chiamava Vittorio. Vittorio, bene da Mussolini. Un saluto a noi, è molto mio. Si mette qua giù. Qua c'è il tossico che bussa. Bussa qua. Lui apre. Riceve i soldi di dolore. Il mercato della droga butta molti soldi. Perché loro con 10.000 euro investiti ne piano 100.000 Poi queste in un rione tutte piene di vedette. Vedi, perché quelli già si mettono là sopra. Già, vedi, quello fischi, chi li chiama? Maria, Pascali, Giovanna, e che sta fanno? Quindi la stessa identica organizzazione di Scampia. Sì, sì, sì. Solo che prima qua era di meno, perché l'afflusso era poco, poi invece da quando diciamo che a Scampia sono aumentati i controlli si sono trasferiti tutti quanti qua. C'è un po' che a Sant'Antonio, non c'è a Sant'Antonio che là mai si abbia avvicinato, c'è questo punto lì dopo. Siamo detto, sì, qua è una piazza, qua stanno i tossici. C'è un po' di
sua casa di Mordici. Cioè, ma mia... Salite qua, salite sopra, vai c'è a me, salite qua. E andate, andate qua, non piace il quarto piano, no? Per chi si sono quarto piano, per chi si sono quarto piano. Sai, lasciandovi. Guarda, ci sono, un abbascio ci sta. Stavo con un abbascio, no? Signora, questa è la sua casa. Sì, sì. Potete entrare? No, signora, siamo aspettando. No, aspettando. Ma perché? Però io sto con l'altra. Stiamo aspettando. Che c'è? Sia che sia la guarda, no, primo piano, secondo piano. E allora sta caricando tutto il cazzo, piano. Allora sta mi sono assaporato. Allora sta bravo. Non ancora, solo soldi e qualche busta vuota. Sì, in ascensore, in due canali, ci viene. Perché stanno che sono cadute e stanno... Allora stanno un coppa a tutti hanno avuto. Adesso sono sparsi. Però non perdiamo niente. No. Ma aspetta, ma stiamo vedendo se troviamo quello lì che ha buttato la roba e se ne è scappato. Roba e soldi andavano ascensore, li ha buttati all'interno, no? Salendo al quarto piano, l'ha lanciato nella tromba dell'ascensore. E soldi e sostanza. Ma lui è scappato, il collega l'aveva bloccato, è riuscito a sfuggire. Poi vediamo se lo troviamo e lo portiamo. Prendono le contromisure. Quindi utilizzano le barriere per non farci passare a noi. Quindi hanno il tempo di scappare, no? Esatto. Anche per non farci arrivare. E quante piazze di spaccio ci stanno qua a Caivano? Nel parco diverse. Più o meno? Diverse, diverse. Questo qua è sostanza stupefacente che loro hanno si sono disfatti nel momento in cui i colleghi l'hanno bloccati, sono riusciti a ad avere spazio anche in virtù del fatto della popolazione che l'hanno fatto entrare nel palazzo, sono riusciti a disfarsi di questa sostanza, gli esordi che il collega aveva bloccato, sia l'uno che gli altri due, e questo è crack ed eroina, e quelli sono i soldi della vendita, sicuramente iniziata da poco. Ma andiamo in un'altra piazza, che questa è chiamata Piazza dei Carcerati. Perché è chiamata Piazza dei Carcerati? Perché qua è dove abita Ciccarella, Amato Rosa, sono tutte persone, Amato Pagano, queste appartengono agli Amato, sono dei trappatieri. Qua abitava Ciccarella Domenico, quello che è stato arrestato, che era di Dante. Cammino. Cammino, vediamo gli uomini. Stanno. Eccolo qua, cammino, non vedo il qua per esempio. Vieni qua! Andiamo a chi sto io? Signor Leroy, Leroy. Ma c'è lì. Ehi, oh! Cut! Qua c'è... Questo è lo sportellino. Per... Ma quanto volevo ti attacca? Ma come io? Scusami, il signore sta facendo. Siccome lui però sta... Come lo fa? Lui si parla. E se andava la macchina qua? Se andava la macchina qua. Ci sa... Non c'è niente. Guarda quando è secondo voi? Secondo voi? Ma c'è tutto partito, com'è? Ciao Maria, sei mia zia. Chi stai? Buongiorno, buongiorno.
Aspetta. Questo non posso parlare. Ecco. Sto rientrando con un fermato. Questo il fermato è minore, però non lo puoi riprendere. Quello lì che ha fatto scappare tutti qua, si è andato alla fuga pure lì. Ha aiutato all'altro a disfarsi dalla sostanza. Sì, sono diversi colori perché eroina e crack e cocaina. Perciò sono diversi colori. Le vedette hanno aiutato al possessore della sostanza a disfarsi nel tubo dell'ascensore, sì, dove l'abbiamo trovata a seguito. E nel frattempo le due vedette, insomma, spacciatore sotto dal lavoro. Vuole che le riconosce tutte e tre. Una delle vedette l'abbiamo trovata tutta la piazza, che si era cambiato di maglia, non c'era più la camicia, ma si era messa la maglia per tutto. 13 euro a involucro. A involucro. Di cui 10 a chi la fornisce, 1,50 la vedetta. Dividono per tre persone. Per tre persone. Okay. E va a turno, non va dalla mattina alla sera. Ah. La fanno i turni. E si alternano. Si alternano. Come... Quasi turni come sono quelli delle forze dell'ordine. Dalle 9 alle 2 e mezza, alle 3. Dalle 14 alle, fino alle 20. 20 e 30 finisce. Okay. E inizia un'altra piazza. Ok. Che fa fino alle 3 sostanziale. 55 eroina, 2, 4, 6, 8, 10, 15 cocaina. Quello era un washdil e oggi fatto, guardate che oggi fa da sfondare tutto cosa, c'è la prima. Un appartamento. Ah, la volete vedere? Aspettate, ma varò. Mantenete così. Questa signora, per intenderci, ha avuto un trapianto di fegato circa 25 anni fa, che poi nel darsi da fare stare bene, questa signora ha fatto pure un figlio, poi aveva il suo compagno che è deceduto e lei con i soldi della pensione e tutto quanto, guardate che osso di, guarda la faccia, guarda che dignità che c'è, vedete dentro, vedete Andrea Osso, guarda che dignità, vedete che tutto lo zio, guardate, mettete la cava, guardate la cucina a basso, guarda, hai visto che sei un quarto, guardate, vedete. Avete visto quei miei sacrifici? Qui, Ferdi, eccolo qua, Ferdi. Non lavoro, devo... guardando macchine, vado a pulire vecchietta, faccio tutto, scendo, mi siedo una buona femmina. Mi piace? Sono innamorata della casa mia, fraule. Perché solo in questi vicoli puoi trovare le donne che si interessano di un'altra donna. Ma si vengo a Popusillo, la signora a fianco, la signora che abita a fianco alla signora, non la conosce, dice sì, abitiamo da 30 anni vicino, però non ci siamo mai conosciuti, mentre cacca è una famiglia, che si parte, si qualcuno si fa malurita, trova tutto quanto corrito a mano, perché questa è la bellezza e la nostra cultura, diciamo, ci è rimasto ancora questo valore. E ridu su fortuno. Allora una poca non. Ahi, guarda. Lei il figlio gli fa portare tutti i giorni il pranzetto dal ristorante, poi c'è la nuora che la tiene aggarbata. E questa è una gente che purtroppo hanno dimostrato i valori. Principale è l'abbattimento delle vele, per questo siamo nati. Ovviamente quando, come dicevo prima, le istituzioni non sono state attente, si è permessa sostanzialmente poi delle occupazioni selvagge che noi comunque abbiamo dovuto poi, sempre con l'obiettivo di abbattere le vele, svuotarle. L'acqua che perdono, alloggi disattivati, sembrano davvero oramai degli spettri. Purtroppo è così e ci dobbiamo augurare che questo scempio venga cancellato dalla faccia della terra al più presto possibile, certamente dando le giuste risposte
alle esigenze che pongono ancora a alcune centinaia di nuclei di disperati che sono venuti alle vele negli ultimi anni, ma non è dipeso da noi e ci ritroviamo ancora una volta e necessariamente, perché le vele certamente non possiamo abbattere con gli abitanti dentro, a chiedere ancora un piano di ricostruzione. Noi diciamo da sempre che purtroppo quando hanno progettato queste maledette vele, certamente gli urbanisti, gli architetti si sono scervellati e ce l'hanno raccontato in modo truce, nel senso che loro ci dicevano che avendo fatto i vicoli, i ballatoi e poi in altezza, cresciuti in altezza, avevano voluto rappresentare quella che poteva essere un'esigenza del cittadino napoletano, diciamo così, proveniente appunto tra virgolette dai bassi, l'economia del vicolo, insomma, ma non è andata proprio così. Il progetto è di un certo Francesco Di Salvo, che tra l'altro non è stato nemmeno rispettato appieno il suo progetto, perché queste vele che sono state costruite poi nella realizzazione, avendo voluto poi risparmiare sui materiali, sui costi e quant'altro, hanno fatto sì che per esempio la larghezza del corpo di fabbrica tra un'ala e un'altra, che doveva essere di 12,50 m per mettere il soleggiamento, non è andata così, perché l'hanno portato poi dai 12,50 m previsti a 7,5 m. In particolare questo ballatoio qua, che non vedi le scalette a salire e a scendere come nelle carceri di tutto il mondo, perché solo così abbiamo rappresentato le vele. Il ballatoio con le cellette a destra e a sinistra, a salire, a scendere, e questo è il simbolo delle vele, delle vere e proprie carceri speciali. Non c'è paragone con i vicoli e i bassi napoletani. Niente, comunque io nativo sono dei quartieri spagnoli. Sono da qua a Scampia che avevo 11 anni, però questa somiglianza, questo paragone che volevano fare con i vicoli dei quartieri spagnoli, cioè non la vedo, perché qua si è stretto, cosa, però non c'è niente, non è a Napoli un po' di luce, un po' di arrivava qua, cioè più che altro mi sembra un carcere, infatti noi abbiamo sempre detto che è un carcere speciale, perché pure tutte queste passarelle, queste cose... Siamo più un quartiere di un carcere che un vicolo dei quartieri. Ci sono parte degli alloggi che stiamo consegnando, sono in un numero di 188 alloggi. E quello è uno degli esempi di architettura partecipata che noi abbiamo preteso, perché sono i residenti che vanno ad immettersi in nuovi alloggi. Quando è aperto, io ci vado da munnezza a munnezza. Ci vado a roba che andava da te. Tutta rotta, impianti d'acqua rotti, non si faceva una vittata di 63 e non era così. La gente mi amministrava lì, piangevano, dicevano a rubare. Oggi mi trovo in dalla casca quando hanno visto come la giungia, hanno chiamato perché hanno detto che devi fare di fare. Se avevo solo la porta, un ricchetto chiuso, io ho disciplinato la giravuta, ma ero subito a lei. Mia mamma è stata prima. Che stacca? Poche parole, ma volevo affittare, ci sono i proprietari, però non avevano affittato. Quindi non rimane più bene un proprietario, ci vogliono una persona adeguata, però, perché io tengo tutte le fotografie con me, tutto filmine con me, è tutto questo. Quindi il dipone entra con me, che se ne esiste. Ho creato io. Questo qua. Proprio per una questione di pulizia, non per l'abbellimento, cioè proprio di pulizia, perché tu se vedi ci sono tutte cose, diciamo, nel poco non costose, però diciamo una cosa di alternativa pulita, cioè proprio di vivere come, diciamo, perché non vale la cosa se è piccola o se è grande, l'importante è rimanere nella pulizia, cioè sanificare il posto dove stai, pur essendo che stai in basso.